Buongiorno, che ci sono in questo nuovo video della 24 ore a fare qualcosa. Oggi passeremo 24 ore a mangiare ghiaccioli, ma prima vi ricordo di lasciare un like, di condividere il video con i vostri amici, di lasciare un commento del tutto a caso, di iscrivervi al canale e attivare la campanella se non l'avete ancora fatto. Direi quindi di andare a mangiare i primi ghiaccioli di una confezione molto strana che ho pagato 1,20 euro. Ed eccoli qui i nostri bellissimi ghiaccioli che io praticamente ho portato a mano per, non lo so, 500-600 metri e quindi mi sa che si sono anche mezzi sciolti, ma adesso lo scopriremo aprendoli da qualche parte, tipo da un'altra parte perché qui c'è una pessima luce. Ok, ho trovato un posto comodo utilizzando lo sgabello del pianoforte. E adesso apriamo questi gelati, come ho detto, ho pagato 1,20 euro e non so come sono strani, non lo so. Anche se dopo c'è una chicca legata ai gelati, che... però dopo. Allora, eccoli qui, la nostra bandiera di gelati. Con che cosa iniziamo? Fragola, Coca-Cola, limone, arancia, pistacchio, lo lasciamo, non lo mangeremo mai il pistacchio. Oppure il limone, io direi di come... Aspetta. Ah no, scusate, questo è cedro e questo è limone. Chiedo vegna per questo errore. Io direi di cominciare con quello che secondo me è uno dei migliori, cioè quello alla fragola. Adesso vado a posare questi, se no trovate tipo una pozza di acqua e non più un ghiacciolo. Ok, apriamo e vediamo com'è questo ghiacciolo da 1 euro. Ok. È storto! È storto! Guardate, è storto. Questa cosa fa anche questo, cade a terra e si distrugge. Però non è male. Cioè, sapore, cioè proprio sciroppo alla fragola potente. Però non è male, a parte il fatto che è storto e che quindi, vabbè. Comunque, questa challenge, questa 24 ore a mangiare ghiaccioli, mi fa tanto pensare alle estati molto, molto antiche, proprio estati da quando ero giovane, proprio. In cui praticamente passavo tutta la giornata in bicicletta giù a giocare, no? E andavo a prendere questi gelati, non questo storto, andavo a prendere dei gelati. E mi ricordo quando uscì l'X-Pop, per chi non sa cosa sia, era un gelato ghiacciolo con sopra questa copertura tipo al chewing gum, no? Che quando prendevi in bocca faceva tutte quelle, avete presente i frizzy? Ecco, una cosa del genere. E quindi andavo a comprare sempre questo gelato perché era particolare, anche se chissà che diavolo li siamo mangiati. Ghiacciò alla fragola promosso, io ho paura di quello al cedro, quello lì secondo me ci ammazza e basta. Buono, buono, complimenti Chris, hai fatto una buona scelta. In realtà c'erano due tipi di ghiaccioli, c'era quello da 1,10 e quello da 3,20. In realtà questo non sapevo quanto costasse, sono andato alla cassa con 20 euro, cosa fa? 1,10 euro, yeah! Tieni 20 euro. Poi c'erano quelli da 3 qualcosa, ho detto vabbè, ma chi se ne importa, mangiamo qualcosa che costa poco. Ed ecco a voi la sorpresa di questo video, infatti oltre a mangiare ghiaccioli confezionati, creeremo i nostri ghiaccioli grazie a questo coso che non ho inquadrato per niente prima, che in realtà non ho mai usato per fare i ghiaccioli. Ma voi direte, vabbè, che ghiaccioli farai, Chris? I ghiaccioli normali? No! Qualche giorno fa stavamo parlando di Brian, di tè, no? E abbiamo pensato al gelato al tè. Allora, perché non fare un bel ghiacciolo al tè? Ed è per questo che io ho del tè che adesso metteremo qui dentro. Ma io mi sono dimenticato, ma questa bustina, no? Chi l'ha inventata senza un filo che è difficile da mettere, da fare il tè, ma perché? Vabbè, facciamo bollire l'acqua e vediamo come va avanti la situazione. Perfetto, ho appena messo il mio bellissimo tè in infusione e adesso bisogna solo aspettare che quindi faccia la sua infusione, poi mettiamo lo zucchero, poi lo metto un attimo in frigo perché se lo metto lì mi sa che si scioglie tutto e poi mi si scioglie anche il freezer. E poi dopodiché lo metteremo qui dentro, lo metterò in freezer e aspetteremo che tutto si congelerà per assaggiare questo buonissimo e stupendissimo gelato al tè che secondo me fa cagare. Allora, perfetto, quindi ho spostato il mio bellissimo tè all'interno di questa pendola perché dovevo farlo raffreddare e non riuscivo a farlo in quel mico tempo pendolino. Ho messo una tonnellata e mezzo di zucchero, e sa praticamente di zucchero e un po' di tè. Poi l'ho allungato con dell'acqua fredda così farò raffreddare meglio. Da bere non è male. Credo adesso di metterlo dentro ai cosi qui del gelato e poi lasciarlo in freezer e vedere che cavolo succede poi a mangiarlo. Perfetto, li abbiamo riempiti, quindi adesso salutate i vostri ghiaccioli che li vediamo domani mattina a colazione, per questo li ho fatti al tè perché sono troppo bravo.
E mangiamo il nostro gelato di pranzo in modo molto particolare, sì, con una forchetta e un coltello. Non so, volevo fare il tipo simpatico che mangiava il ghiacciolo con un coltello e forchetta. Allora, il coltello funziona decentemente, la forchetta non troppo. No, anche il coltello ha smesso di funzionare. No, 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 decisamente non è fattibile visto che ho sporcato l'universo mondo. No. No, non si può. Che schifo, è tutto appiccicoso, pure per terra. Non ho un fazzoletto. Fermate il mondo, ho bisogno di un fazzoletto. Ok, è stata una pessima idea. Quindi no, no, questo comunque è il ghiacciolo al cedro, che volevo vedere com'era. Ho detto che era strano prima, quindi adesso lo assaggiamo. E non usate un coltello e una forchetta per mangiare un ghiacciolo. Potete usarlo per mangiare, tipo, secondo me un Magnum si può mangiare con un coltello e forchetta. Ma un ghiacciolo esplode via. Per fortuna che è sbattuto solo per terra e non anche sul muro, se no era la fine. Comunque, assaggiamo. Sembra. Avete presente il Luke? Quello col bastoncino in liquirizia, ecco. Hanno quasi lo stesso sapore. Cioè, il cedro sa più di quel limone che di limone. Poi non lo so, assaggiamo il limone più tardi e vediamo se sa più o meno di limone. Devo dire che il cedro è più buono del fragola. Il fragola era dolcioso, invece il cedro è buono, buono. Sì, ormai qui la recensione dei gelati. Anche questo è leggermente storto. Sono tutti storti, eh. Cioè, il bastoncino è comunque più a destra rispetto al resto del gelato. Ah, gelati da 1,30 euro. Ed eccoci qui la nostra bellissima merenda di metà pomeriggio, nel quale mangiamo forse il ghiacciolo, quello lì più che aspettavamo di più, che sta facendo un casino, quello lì alla Coca-Cola. E salutiamo anche alcuni di voi che hanno messo like all'ultima foto di Instagram. Aspettate che sto coso mi fa sempre gli scherzi. Ok, infatti guardate qua, ora distruggo tutto. Molto particolare, ma assaggiamolo decentemente. Buono. Quello migliore. Comunque, quello lì alla fragola, non era alla fragola, era alla marina il primo che abbiamo mangiato. Solo che sono scemo, non l'avevo capito. E scusate anche per la pessima illuminazione, ma non è un posto più bello di questo. Allora, quindi salutiamo queste bellissime persone che mi seguono su Instagram e mangiamo questo bellissimo ghiacciolo. Allora, salutiamo Samantha Convertino 01, Xpampa X, Marco Aurelio Cri, Mauro Masla e Teresa Frisia. E adesso aspettiamo invece la cena per vedere qual è l'altro che ci è rimasto. Mi sembra arancia, forse menta e limone. Infatti a cena scopriremo se il limone è meglio o peggio del cedro. E ci siamo, ora di cena, del momento di vedere se il ghiacciolo al limone è più buono di quello al cedro. Quello al cedro, ho detto che sapeva di Luke. Vediamo se questo sa di qualcosa. Ma perché deve sempre cadere qualcosa? Guarda, madò, ah, ma questo è spaccato. Ah, ecco dove è fuoriuscito il liquido che era nella scatola. Non era l'arancia quindi che era aperto, era questo che era aperto. Ok, dove lo poggio? Questo coso è pieno di... Questo coso si appiccica, dove lo poggio? Sulla scatola, tanto la scatola non è mia. Anche questo è storto, sono tutti storti, anche il Coca-Cola che non ho sottolineato è storto. Boh, vediamo. Bene, il cedro sapeva di qualcosa di aspro, questo sa di zucchero. Sa di zucchero con un lontano retrogusto di qualcosa. Mi ha deluso il gelato al limone. Il cedro era molto più buono del gelato al limone. Sono rimasto deluso. Vabbè, speriamo che domani il ghiacciolo al tè sia più buono di questo zucchero. Buongiorno, è oggi giorno nuovo e ghiaccioli nuovi. Infatti, ecco qui i nostri bellissimi ghiaccioli che ho portato dal freezer di sotto lì, e che questi cosi mi hanno fatto perdere praticamente una mano. E adesso cerchiamo di tirarli fuori e di assaggiare e vedere come sono. Spero che siano decenti perché, come ho visto, sono molto appiccicaticci. Cerchiamo di tirarli fuori. Eccolo il nostro ghiacciolo al tè, che sembra più un ghiacciolo alla Coca-Cola.
molto più schiarito. Eccoci qui con il nostro ghiacciolo a vatte da pesca e anche la luce, questi capelli orribili. E assaggiamo, secondo me non sa di niente, però vediamo. Allora, sa di tè, sa di zucchero come prima, anche se lo zucchero è finito praticamente tutto qua sopra, non so se si vede, ecco. Però dai, non è così malaccio. E non è vero, è malissimo. Ok, diciamo che non si può fare colazione con questa roba, però... Dai, non lo so, è particolare. Non fatelo a casa, perché non, sa di tè gelido e con lo zucchero come ho messo prima. Se ci mettete il limone pure saprà anche di quello, cioè sa di quello alla fine. Però è pessimo, mamma mia, non lo consiglio a nessuno. Ed eccoci qui con l'ultimo gelato alla menta. Anch'esso storto, forse quello dei più storti che c'è. E ora addendiamo l'ultimo ghiacciolo e diamo finalmente la conclusione a questa 24 ore di ghiaccioli. Ah, sappiate che per fare questa cosa, questa clip, ho interrotto la mia visione di 13, quindi sappiate che mi dovete un caffè. Allora, vai, 3, 2, 1, vediamo se quello supererà il cedro. Ah, potente! Forte questa menta, però il cedro rimane il migliore. Quindi, con questo gelato che però è buono rispetto a... Qual era quello pessimo? Ah, sì, quello al limone mi sembra che fosse quello pessimo. In realtà quello pessimo è quello al tè, però vabbè, quello è ovvio che faceva schifo. Quindi, ricapitolando la classifica, abbiamo cedro, menta, Coca-Cola, ciliegia, limone e tè, perché il tè faceva schifo. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video, attivate la campanella e noi ci vediamo ad un prossimo video. Arrivederci!